A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, anche l'assessore regionale con delega all'istruzione Roberto Santangelo interviene sul tema. Per lui è prioritario garantire l'efficienza del servizio scolastico nei comuni di montagna per contrastarne lo spopolamento e favorirne il rilancio sociale e economico, sulla stessa lunghezza d'onda di quanto dichiarato ieri a Rete 8 dal direttore dell'ufficio scolastico regionale. Dunque, quindi c'è anche una sinergia nel lavorare. Santangelo ha avuto un incontro con i sindaci di alcune comunità, come Barrea, Civitella Alfedena e Villetta Barrea. Le istituzioni scolastiche in questi paesi sono fondamentali come presidi. Innanzitutto lavoriamo in sinergia con l'ufficio scolastico regionale, programmiamo insieme una serie di attività che possono essere puntuali per dare i migliori servizi possibili alle famiglie che poi vivono nei territori di montagna. Ieri ero all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, in tre aree, diciamo, di confine, di marginalità della nostra provincia, e lì il dato della denatalità si fa sentire perché abbiamo sempre più pluriclassi e stiamo studiando dei servizi, dei doposcuola per seguire la didattica, per rendere più appetibili i nostri territori affinché le famiglie decidano di restare all'interno della nostra provincia, nelle aree di periferia e di confine e non scelgano le grandi città. Solo aumentando i servizi, andando incontro alle famiglie, questo può succedere.